Benvenuti ad Art Stories in Rome. Oggi vi propongo uno dei dipinti più pregevoli di Caravaggio, la Madonna di Loreto o Madonna dei Pellegrini, conservato presso la chiesa di Sant'Agostino. Entrando in chiesa, nella prima cappella di sinistra, si può ammirare il dipinto che Caravaggio ha realizzato per la famiglia Cavalletti. Ermete Cavalletti era un bolognese trapiantato a Roma che lavorava nella tesoreria del Papa, per cui era un dipendente di Monsignor Cerasi, per il quale Caravaggio aveva appena ultimato i due dipinti laterali della sua cappella nella chiesa di Santa Maria del Popolo. Ermete Cavalletti, il 19 luglio del 1602, redige il suo testamento nel quale esprime la volontà di acquistare la cappella che precedentemente era di proprietà di Fiammetta, la famosa cortigiana di Cesare Borgia, per poter collocare la Madonna di Loreto da commissionare a Caravaggio. Ermete Cavalletti aveva scelto questo soggetto perché particolarmente devoto alla Madonna di Loreto e molto legato al fenomeno del pellegrinaggio. Nell'iconografia tradizionale, generalmente la Madonna di Loreto viene raffigurata sulla casa sacra portata in volo dagli angeli, che nella tradizione è conservata nella Basilica di Loreto. La casa sacra è la casa di Nazareth, dove Maria ha ricevuto l'annuncio della maternità, per cui è una reliquia e una metafora stessa della Vergine, che qui sembra stia per toccare terra con le punte appena scesa dal cielo. Maria, insieme al bambino un po' cresciuto, accoglie i pellegrini sulla soglia di casa. Nelle litanie Maria viene detta anche Iannua Celi, ovvero porta del cielo, perché Maria è la porta che oltrepassata ci dona a Dio. I pellegrini, andando in pellegrinaggio a Loreto, vedevano la soglia e si immaginavano che Maria li potesse accogliere, per cui è un dipinto che viene raffigurato con gli occhi della fede. I due pellegrini sono inginocchiati a mani giunte di fronte alla Vergine. Indossano gli abiti del tempo, ma sono poveri e sporchi a causa del lungo tragitto compiuto. Lui indossa una mozzetta di cuoio, dei pantaloni corti e presenta dei piedi sporchi, gonfi, che sono poi simbolo di fedeltà e obbedienza alla religione cristiana. Mentre lei, visibilmente segnata dal tempo, indossa una cuffia sdrucita e sudicia. Qui Caravaggio compie una vera e propria rivoluzione, pone i pellegrini allo stesso piano della Vergine. Giovanni Baglioni, che è un biografo degli artisti del tempo, ci narra che quando il popolo vide questo dipinto fece un gran schiamazzo. Perché tutto questo schiamazzo? Perché il popolo aveva riconosciuto nel volto della Vergine le fattezze di Maddalena Tognetti, detta Lena, la famosa cortigiana d'Alto Borgo che esercitava sulla soglia di casa a Piazza Navona. Una provocazione o una scelta filosofica? Ricordiamo che siamo nel periodo della Controriforma. La Chiesa cerca di contrastare l'avanzata del protestantesimo anche indebolendo la prostituzione a Roma. Caravaggio colloca un dipinto religioso in un quartiere famoso per le prostitute, per cui dà vita ad un'immagine quanto più immediata, più realistica e quotidiana possibile. Nonostante il ritratto di una prostituta, la chiesa di Sant'Agostino ha ben accolto il dipinto. È ben nota la tolleranza degli agostiniani nei confronti delle cortigiane che frequentavano la chiesa. E quindi, nonostante tutto lo schiamazzo, il dipinto si trova ancora oggi nella sua cappella.
grazie per aver condiviso con me questo momento speciale dedicato all'arte. Vi ricordo il like e di condividere questo video con i vostri amici. A presto!